Tutti i bambini che sono video, scusami se sono un po' buia, ma sono nel letto, che sto finendo di vedere la prima stagione di Streghe, la versione remake, reboot, chiamatela come volete voi, non so se si pronunci bene. Allora, c'è un ragazzo che mi ha fatto, che mi ha commentato in un video vecchio che vi lascerò qua sotto, dove avevo recensito forse l'anno scorso, non lo so, comunque molto tempo fa, perché recensito. Avevo iniziato, poi non ho mai finito. Avevo iniziato praticamente a recensire i telefilm di Streghe, ma non la versione vecchia, la versione diciamo che avevano rifatto, quindi remake, o alcuni che chiamano appunto reboot. Spero che si pronunci così. Comunque, praticamente la versione diciamo nuova del 2018 di Streghe. Allora, in questo caso mi ha chiesto come mai non avevo più continuato. Allora, io di per sé ho continuato a guardare il telefilm di per sé perché appunto l'ho ripreso a guardare e mi sono resa conto di aver visto tutta la prima stagione. E me la sono appunto anche riguardata appunto per fare questo video. E mi sono resa conto di aver visto anche, penso, anche la seconda stagione, almeno qualche pezzo. Non so se tutta, dovrò appunto vederla. Ma so che non è doppiata in italiano, ma è sottotitolata. Ma poi quando avrò tempo guarderò anche la seconda. Allora, quindi visto tutto, allora, la spiegazione è che io non ho più continuato a recensire perché non interessava più nessuno. Tant'è che appunto io sono andata avanti guardandole online, perché poi hanno appunto smesso di trasmettere perché non c'era abbastanza audience. Questo penso che sia stato l'anno scorso, l'hanno trasmesso sulla Rai, a me piaceva sinceramente. Poi non ho più fatto appunto recensioni qua su YouTube perché alla fine appunto non ne aveva fatto tutti i visual. E quindi non ho più continuato, però farò, diciamo, un'unica recensione della prima stagione. Poi quando riuscirò a vedere la seconda vi farò sapere, più che altro perché è sottotitolata, quindi sarà un po' più complicato. Non perché non me la guardo, ma semplicemente perché faccio difficoltà a leggere velocemente, per il fatto che ho delle mie dislessia. E quindi mi viene un po' più complicato, anche se appunto per quello non sono andata nemmeno avanti con la stagione di Grey's Anatomy, che mi sono persa, perché sempre per via dei sottotitoli. Allora, vi faccio un riassunto globale su quello che ho visto, per ricominciare diciamo proprio da capo, per così non. Se volete comunque vedere i video ve li lascio qua sotto, sono solo due, cioè la parte 1 e parte 2. Allora, praticamente diciamo che a me come stagione mi è piaciuta tantissimo, anche come diciamo remake, ci saranno comunque, farò spoiler, ve lo dico già. Allora, mi è piaciuta molto perché comunque rispetto, allora, se devo paragonarla alla, diciamo, al streghe classico, ovviamente sono fedele al streghe quello classico. Però se devo comunque dire la mia sulla versione di streghe, tra virgolette, più moderna, è comunque bella. Cioè, secondo me sono due cose differenti proprio. Nel senso che io rimarrò sempre fedele alla prima, però mi piace alcune cose che hanno cambiato. Nel senso che ci sono tante, tante cose che non c'entrano nulla. Nel senso che, non che non c'entrano nulla, nel senso che sono molto cambiate. Tipo, loro non sono vissute con la nonna o con la madre. Almeno all'inizio sono solo due. Hanno, diciamo, unito già la prima e la seconda stagione insieme, facendo sì che le due ragazze erano solo due e non erano tre all'inizio. Quindi già il fatto che magari nel vecchio Streghe, dopo un paio di stagioni, si scopriva che esisteva Paige, lì Paige sarebbe la terza strega, invece qua si scopre quasi subito. E da una parte non è male come idea, cioè comunque partono già col presupposto che sono in due e poi sono già in tre. E poi si chiamano tutti con la M qua. Gli piace la M. Come si chiamano tipo Maggie, Melanie. Io ho problemi con i nomi. Sono un po' più giovani, secondo me, a livello di come le presentano. Però mi piace molto il genere che comunque allora. Chi dovrebbe interpretare Piper? Sarebbe quella che ha il potere di bloccare il tempo. E appunto omosessuale, già la cosa mi piace perché è più moderna appunto. Poi c'è la più piccola che sarebbe Phoebe, che in questo caso invece in questo caso ha un altro nome che non ricordo mai, che l'hanno però fedelmente fatta innamorare di un mezzo demone, e la cosa mi è piaciuta perché è rimasta fedele. Poi c'è appunto anche Piper che si innamora all'inizio di un'umana normale, che comunque perché essendo omosessuale. Scusatemi, mi si è tolta la luce. Sto usando la luce del computer. Allora, praticamente si innamora appunto di una detective umana. Quindi, secondo me ci può stare. Perché? Comunque ci sta. Però poi si mette con una ragazza, almeno sta con una ragazza, che per metà è
Angelo Bianco e metà è strega. Diciamo che più o meno hanno seguito per metà l'idea originale del film. Anche lì in mezzo Angelo Bianco, anche se non si capisce molto bene se lei rimane innamorata della sua prima ragazza che è umana. In questo caso l'Angelo Bianco l'hanno è inglese, non c'entra proprio niente con loro. Cioè, nel senso che Mente Streghe era il fidanzato di Piper in questo caso. È una cosa proprio a sé, come se fosse un loro, diciamo, zio, un loro amico che lo aiuta. Mi piace però questa cosa dell'Angelo Bianco un po' all'inglese. È bella, carina. Altra cosa è la più grande, che in questo caso sarebbe appunto, penso, Paige, che però nel film è più grande di loro. E mi piace perché, allora, hanno mischiato anche l'etnia, perché infatti lei è più scura, essendo che il padre è di colore. Quindi mi piace anche questa cosa qua, ci sono tante altre parti che mi piacciono. La cosa che non mi è piaciuta, non, cioè non è che non mi è piaciuta, è che diciamo un po' sorpresa, è che si scopre appunto che quella che dovrebbe essere, diciamo, Paige, che nel film è la più grande, quindi diciamo, è un misto tra Prue e Prue e Paige, la più grande. Diciamo, quella che è stata abbandonata, non ha vissuto mai con la madre, è stata resuscitata perché era morta e quindi ha sangue demoniaco e quindi è mezzo demone, quindi qua ci si complicano le cose. Quindi praticamente si scopre qua un nuovo mix in cui uno è metà strega e metà cioè, a posto di farla diventare come era nell'origine, metà angelo bianco, metà strega, lei invece è metà demone e metà strega. Questa cosa l'hanno rifatta. L'hanno rivista. Che non è brutta come idea, perché alla fine è un po' diversa. Anche perché come abominio secondario, che però lo chiamano abominio, c'è già la ragazza quella che dovrebbe essere Piper, che è metà e metà, quindi ci sono tanti miscugli qua in questo film. Però mi piace molto il fatto che comunque ci sono le confraternite, c'è molto basato alla fine anche sulla scuola. Si vede anche il mondo lavoro, che è proprio un mondo scolastico, proprio più americanizzata. Però non è brutta, secondo me. È proprio una cosa differente. Cioè, se vogliamo metterla a confronto, io comunque ripeto, rimango fedele allo strego originale, perché ovviamente sono cresciuto con quello. Però non mi dispiace. Insomma, me lo sono guardato volentieri tutto. È come se guardassi un'altra storia alla fine. Quindi ci sta. C'è sempre il problema degli anziani, hanno fatto alcune cose sono rimaste più o meno simili. Però mi piace questa cosa un po' più di rivoluzione, anche a livello comunque moderno, dell'omosessualità, della razzialità, del fatto che le donne devono comunque essere indipendenti. Cioè, mi piace questa cosa qua che hanno introdotto. Ovvio che per chi vede solo il fatto che dovrebbe essere un remake, ovvio che non vede oltre. Però se si guarda da un punto di vista diverso, secondo me potrebbe piacere. Ma la prima stagione mi è piaciuta tantissimo. Cioè, mi è piaciuta comunque, bella. E mi sembra di aver già visto anche la seconda, però forse qualche puntata mi manca. Ora ho fatto solo la recensione della prima. La seconda poi, appunto, vi farò sapere come sarà. Anche se comunque qualche sprazzo di ricordo ce l'ho già, però me la sono rivista tutto proprio per questo ragazzo. Non ho continuato a fare le recensioni passo passo perché il semplice fatto che nessuno me le cagava, nessuno me le guardava, quindi ti ho fatto una recensione unica della prima stagione e ve ne farò poi una della seconda, sperando che voi le guardiate, se no la farò comunque perché visto che questo ragazzo ci teneva, ho deciso di farlo. Niente, tutto qua, ditemi voi la vostra se avete visto mai questo telefilm, tra l'altro se lo ritrasmetto di nuovo in TV, l'ho saputo molto presto al mattino verso le 8, se 8 meno 10 del mattino. Sulla Rai, non so chi se lo guarda a quell'ora. Su Rai Play sì, lo mettono, però lo tolgono subito, quindi non trovo il senso. Infatti io le puntate le ho date in streaming, sono onesta. Perché su Rai Play le mettono, ma poi le levano, quindi non trovo assolutamente il senso. Hanno fatto una propaganda su questo telefilm stratosferica, poi l'hanno veramente, cioè, non sottovalutata, l'hanno proprio smerdata. L'hanno proprio calpestata e schiacciata in modo che nessuno la potesse vedere, quando comunque era bello, secondo me. E poi ho detto ciao, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ditemi cosa ne pensate. Alla prossima.